Sono sicuro che questo video davvero ti lascerà a bocca aperta. Seguilo fino alla fine perché devo dirti una cosa super importante. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer, Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi sempre qui sotto al canale, lasciate un like al video per aiutarmi a migliorare l'algoritmo di YouTube in modo che questi video siano visti da più persone possibili. Altrimenti ha poco senso che stiamo qui costantemente a chiacchierare se siamo in pochi. Dobbiamo essere in tanti e informati nella maniera corretta. E questi video servono proprio per questo motivo. Qualche giorno fa ho realizzato un video anche su Instagram, su TikTok, quindi su tutti i miei canali, un piccolo video di un minuto in cui spiegavo la poca importanza dell'esercizio fisico in una fase di dimagrimento, ma in qualsiasi fase, perché la maggior parte delle persone crede che bisogna fare tonnellate, tonnellate, quantità abnormi di esercizio per chi vuol dimagrire. E se uno vuol dimagrire dice no, beh, lascio stare io perché io lavoro 8-10 ore al giorno, sono distante dal lavoro e quindi non riuscirò mai assolutamente ad allenarmi, quindi neanche ci provo a dimagrire perché l'allenamento è la parte fondamentale del dimagrimento. Sbagliato, l'allenamento non è sicuramente parte fondamentale del dimagrimento. Ad esempio, abbiamo anche molte clienti nel coaching che fanno soltanto la parte alimentare, non si allenano eppure ottengono grandiosi risultati da un punto di vista di dimagrimento. Chiaro che è fondamentale allenarsi, come dico in tutti i video, l'alimentazione determina la quantità di peso che si perde, ma l'esercizio dipende anche dalla qualità del peso che si perde. Quindi se si vuole dare e quindi avere un peso di qualità, chiaramente bisogna anche allenarsi e fare le cose per bene con una giusta programmazione. Detto questo, qui adesso vi metto un piccolo schemino di come funziona il nostro metabolismo. Come potete vedere, il 60-70% deriva principalmente dal nostro metabolismo basale. Ebbene sì, quello che noi bruciamo quando siamo a riposo. Io ad esempio, mentre sto parlando qui con voi, sto bruciando calorie. E queste calorie che sto bruciando, chiaramente le brucio anche mentre dormo. Ok, perché principalmente sono fermo. Chiaro che adesso magari sto gesticolando, mi muovo un po' di più, cammino, faccio eccetera, eccetera, e questo magari mi permette di bruciare qualche caloria in più. Ma l'obiettivo dell'esercizio fisico non deve mai e poi mai e ancora mai essere bruciare calorie. L'errore che fanno la maggior parte delle persone è fissarsi, ad esempio, su un orologio fitness di qualsiasi tipo e calcolare le calorie bruciate. Perfetto, non serve a niente calcolare le calorie bruciate. Il metodo corretto per stabilire se le calorie che state assumendo sono giuste è semplicemente quello di andare a stabilire attraverso delle formule. Io consiglio sempre la nutrizionista, oppure nel nostro team c'è la nutrizionista. Se volete le informazioni, sempre qui sotto in descrizione c'è tutto. Farvi calcolare calorie e macronutrienti corretti per la vostra situazione. A quel punto poi ci si misura e in base poi alle misurazioni si va a tarare, si va a regolare sostanzialmente. Per cui ciò che bruci negli allenamenti conta veramente poco, già da questo schemino lo puoi vedere. Abbiamo un bel secondo posto con il NEAT, come volete chiamarlo, quindi la Non Exercise Activity Thermogenesis, ovvero quella quantità di calorie che bruci durante il non esercizio fisico, quindi andare a camminare, gesticolare, fare vari movimenti quotidiani, e questo ti permette comunque di bruciare un 15% del totale giornaliero. Abbiamo poi il TEF, che è un 10%, che è sostanzialmente ciò che si brucia nella digestione dei cibi. Ok, quando io mangio, nella digestione chiaramente si bruciano delle calorie, e in ultima posizione abbiamo l'esercizio fisico. Ok, che considera un 5% più o meno delle calorie totali bruciate giornaliere. Già qui capiamo benissimo che non serve a nulla andare a bruciare quantità abnormi di calorie. Chiaro che ti aiuteranno nel tuo deficit calorico se vuoi effettivamente andare a perdere peso, ma ciò che conta è la qualità del peso perso. Soltanto in questo modo riuscirai a perdere peso ed essere felice finalmente del tuo corpo. Ti garantisco che è veramente molto più facile mangiare 500 calorie in meno al giorno piuttosto che allenarti tutti i giorni per andare a bruciare 500 calorie in più che hai mangiato. Ti garantisco che è soprattutto molto più sostenibile. Sarebbe praticamente come fare più o meno di media ogni giorno un'ora e mezza di corsa. Poi dipende sempre dall'altezza, dall'intensità, da tantissime cose, dal peso, eccetera, eccetera, perché per una persona che pesa 50 kg chiaramente non si bruceranno le stesse calorie di una persona che pesa 100 kg, però giusto per farti capire in linea di massima cosa dovresti fare per bruciare 500 calorie in più. Quindi, oltre ai tuoi allenamenti, oltre al fatto che stai mangiando comunque meno, dovresti anche buttarci sopra tutti i giorni una corsa, ok? Chiaramente per certe persone potrebbe essere sostenibile, per tante altre è molto più sostenibile andare a togliere
500 calorie dell'alimentazione. Quindi ricordati sempre, non fare esercizio fisico per bruciare calorie, ma fallo per dare qualità al peso che stai perdendo. Detto questo, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Qui sotto in descrizione trovate sempre tutti i link necessari per lavorare con me e il mio team, e ci vediamo presto in un prossimo video. Ma cosa aspetti? Clicca direttamente qui sotto sul link, che ti ho preparato una super challenge di 5 giorni direttamente in video con me, in cui ci divertiremo veramente alla grande e tu otterrai i tuoi migliori risultati. Dai, ti aspetto dentro, clicca sul link qui sotto.